Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Torno a parlare qui sul mio canale di un marchio che continuo a trovare piuttosto interessante. Dopo il mio primo approccio di qualche mese fa con il bellissimo Astrographic, mi sono reso conto che alcuni di voi hanno qualche problema con il logo di questo produttore. In effetti è piuttosto evidente la somiglianza con la croce celtica, segno distintivo di vari gruppi neonazisti di ultradestra, e questa cosa mi rendo conto che possa essere piuttosto sgradevole. Però non si può farne una colpa a Zodiac, che iniziò ad utilizzare questo simbolo credo negli anni 50 perché rappresenta anche la croce dello zodiaco. Insomma, sarebbe un po' come inorridirsi di fronte ad uno zenith con una stellina sul quadrante, memori di tutti i crimini perpetrati dall'Armata Rossa. E allora perché non indignarsi di fronte alla croce di Malta di Vacheron Constantin, ricordandoci di tutti i morti causati dalle crociate? Naturalmente queste sono solo delle provocazioni, ma ritengo piuttosto superficiale fermarsi al logo presente sul quadrante di un orologio senza prendere in esame le caratteristiche tecniche o estetiche. In ogni caso, vediamo insieme com'è questo Zodiac Super Sea Wolf 68 Saturation Handyman Limited Edition. Le origini di questo design risalgono al passato, tra gli anni 60 e gli anni 70, quando Squale, all'epoca molto famosa per la produzione di casse, iniziò a rifornire la maggior parte dei marchi dell'epoca, alcuni ormai dimenticati e altri invece ancora decisamente famosi. Ora, non so se anche Zodiac in quel periodo utilizzasse proprio la cassa prodotta da Squale, ma ovviamente le somiglianze sono notevoli. Zodiac, per questo orologio, ha scelto di collaborare con Andy Mann, un fotografo e videomaker che collabora anche con National Geographic e che è famoso, tra l'altro, per i suoi scatti sott'acqua. Si tratta di una limited edition basata sul Super Sea Wolf 68 Saturation, uscito già da qualche anno e disponibile in versioni differenti, anche non limitate. Il corredo è molto interessante. Il tutto era chiuso in una valigetta rigida nera a tenuta stagna, molto bella la targa in metallo all'esterno. All'interno troviamo innanzitutto la foto di uno squalo autografata da Andy Mann. Estraendola dal suo alloggiamento troviamo anche il certificato COSC, e questo fa ben sperare sulle prestazioni del movimento. È però nella parte bassa che ci sono le cose veramente interessanti. C'è un cinturino in neoprene blu, un bracciale in acciaio, un attrezzo rimuovi anse e ovviamente c'è l'orologio. In questo piccolo plico c'è il libretto di istruzioni e garanzia, un registro per annotare i dati delle immersioni, una guida rapida per la sostituzione dei cinturini e due adesivi. Ma soffermiamoci sul protagonista di questa recensione. Impossibile non rimanere colpiti dal quadrante per via della sua lavorazione così particolare. A ore 12 c'è il tanto discusso simbolo applicato e sotto ci sono il logo e il nome del modello. In basso, a ore 6, troviamo la scritta Automatic Chronometer, altro dettaglio che fa ben sperare sulle prestazioni del movimento, e la profondità massima raggiungibile di ben 1000 metri. Ancora più giù non manca poi la scritta Swiss Made. Gli indici sono applicati, con cornici lucide e una porzione piuttosto importante occupata dalla pasta luminescente. Molto bello e particolare quello a ore 12, che è esclusivo per questa versione speciale e riprende la forma della pinna dorsale di uno squalo. Assente la finestra della data, una funzione certamente utile, ma in fondo su un diver del genere può passare in secondo piano, ed è un altro segno distintivo rispetto alle altre varianti di questo modello. Le sfere hanno una forma piuttosto originale, soprattutto per quanto riguarda quella dei secondi, a cui viene anche dato maggior risalto grazie a questo arancione brillante. La finitura è piuttosto buona. Quel che senza dubbio colpisce di più è la lavorazione del quadrante. Per ricreare l'effetto della luce del sole che filtrando dalla superficie penetra nelle profondità oceaniche, non si sono limitati alla sfumatura dall'azzurro chiaro al blu notte, ma c'è anche una raggiera che parte dall'indice a ore 12. È davvero spettacolare. In posizione più rilevata poi c'è la minutiera che crea un buon effetto generale di profondità. La luminosità al buio non è forse ai livelli dei migliori Seiko o di alcuni micro brand per durata e intensità, ma è comunque molto buona. Certamente è migliore rispetto a quella di tutti i Doxa e gli Squale che ho provato in vita mia. La Super Luminova utilizzata è la BGW9, con la sua luminescenza bluastra caratteristica. Sulla ghiera solo il riferimento a ore 12 è luminoso, anche se è un po' debole. Il vetro è uno zaffiro piatto con trattamento antiriflesso sul lato interno, e certamente molto spesso
diverso, anche se non sono a conoscenza del dato esatto. Consente un'ottima visibilità a tutte le angolazioni. La ghiera è in perfetto stile vintage. L'inserto, purtroppo, è in vetro minerale. Sicuramente sarebbe stato meglio il vetro zaffiro, soprattutto se si tiene conto della fascia di prezzo. Il meccanismo, invece, è ottimo e molto preciso. La rotazione è possibile solo premendo la ghiera contro la cassa ed è unidirezionale. Gli scatti sono 60. La cassa è davvero molto bella. Le somiglianze con quella utilizzata sugli Squale 2002 di produzione attuale sono evidenti, ma ci sono anche delle differenze. Su questa versione la finitura è finemente sabbiata con micropallinatura, scelta che trovo veramente azzeccata su un diver del genere. Le forme sono arrotondate e le dimensioni sono relativamente compatte se si tiene conto che questo Super Sea Wolf può raggiungere i 1000 metri di profondità. La corona è posizionata a ore 3, ma fortunatamente non sporge troppo. Anche qui è presente il marchio di Zodiac e il funzionamento è perfetto. Denota grande cura il fatto che lo scatto intermedio utilizzato per la data sia stato rimosso. Il retro della cassa mantiene la stessa finitura, mentre il fondello è in gran parte lucido. Al centro c'è una bella decorazione raffigurante uno squalo. Sul bordo esterno sono indicate le informazioni relative alla profondità massima, alla referenza del modello ed è presente anche il numero individuale dell'esemplare. Questo orologio è stato realizzato in soli 182 pezzi al mondo, cosa che lo rende piuttosto raro. Il movimento all'interno è l'STP3-13, lo stesso già visto sull'Astrographic, anche se qui appunto sono stati rimossi i meccanismi della data. Si tratta di uno dei tanti movimenti quasi cloni dell'ETA 2824, in questo caso realizzato da STP, che è un'azienda di proprietà del gruppo Fossil, che è anche proprietario della stessa Zodiac. La particolarità rispetto al più frequente STP-1-11 è la presenza della regolazione a collo di cigno. Buono è il livello di decorazione, anche se è nascosto dal fondello chiuso molto spesso. La frequenza è di 28.800 alternanze all'ora, la riserva di carica è di circa 44 ore, è possibile la ricarica manuale e non manca il fermo dei secondi. È anche certificato come cronometro e in effetti questo esemplare marcia a circa più 2 secondi al giorno, dato veramente molto buono. Lo Zodiac Handyman lo sto usando molto spesso con il cinturino in gomma, un'ottima replica del Tropic in colorazione blu e con fibbia personalizzata. La mescola è perfetta perché il cinturino è morbido senza attrarre pelucchi o polvere e sembra anche essere piuttosto resistente. La misura delle anse è da 20 mm, altra differenza rispetto allo Squale 2002. Come avete visto inizialmente a proposito del corredo, ci sono anche il cinturino aggiuntivo in neoprene blu, molto tecnico e bello da vedere, e il bracciale in acciaio. Questo ha un disegno delle maglie piuttosto comune, ma anche la particolarità di restringersi man mano fino ad arrivare a 16 mm in corrispondenza della chiusura. E a proposito, la clasp è esclusiva, non ne ho mai vista una così. In pratica, la parte in corrispondenza del fermo di sicurezza è forata. Una soluzione davvero interessante, che avevamo già visto del resto sull'Astrographic. Peccato che la microregolazione sia di tipo tradizionale. In altre versioni del Super Sea Wolf 68 con bracciale mesh c'è una bellissima clasp con microregolazione interna integrata, un po' in stile Omega o Christopher Ward. Al polso lo Zodiac Handyman è sufficientemente comodo per essere un diver resistente fino a 1000 metri di profondità. Con il cinturino in gomma risulta essere un pochino sbilanciato per via del peso e del fatto che le anse a molla sono fissate nella parte bassa della cassa. Con il bracciale naturalmente è più bilanciato e l'aumento di peso si fa appena sentire. Il diametro è di 44,6 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 49,6 mm e lo spessore è di 16,1 mm. Questo Zodiac lo trovo a suo modo unico, costruito molto bene, con soluzioni estetiche insolite e ricercate, di un marchio già di per sé poco visto in giro e poi, nello specifico, in una tiratura molto limitata di appena 182 esemplari al mondo. Per chi è un amante dei diver ed è alla ricerca di qualcosa di insolito, questa è davvero un'ottima scelta. Ma come sempre non priva di difetti. Intanto su un orologio del genere sarebbe stato auspicabile avere un inserto della ghiera in zaffiro, giusto per una maggior resistenza ai graffi. Vedendo il nome del modello potrebbe trattarsi di un orologio resistente anche alle miscele contenenti elio, ma il fatto che sul sito non venga minimamente citata questa caratteristica e che non ci sia nessuna valvola di rilascio mi fa dubitare parecchio.
Ma il difetto principale è legato al prezzo. Il listino per portarvi a casa questo affascinante segnatempo è di ben 2.399 euro. E c'è poco da fare. Potete sperare in un super sconto, potete ricordarvi del movimento con certificazione COSC, potete tenere in considerazione anche tutto il corredo particolarmente ricco, ma resterà pur sempre un prezzo abbastanza alto. Ma a volte la passione prende il sopravvento sul buon senso ed ecco perché l'ho acquistato e ne sono molto soddisfatto. L'alternativa principale è rappresentata dal quasi gemello prodotto da Squale, che ha un listino decisamente più contenuto, ma che in quanto a dettagli e cura costruttiva è a mio avviso inferiore. Ma l'alternativa c'è anche in casa Zodiac. Esistono infatti varianti non in serie limitata con un corredo meno completo e prezzi più competitivi. Vi lascio il link dell'orologeria Maier di Torino sotto in descrizione. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like. Grazie per la vostra pazienza e la vostra attenzione. A presto, alla prossima, ciao!